Il 2022 parte all'insegna del Gameverse MSI, quindi la fusione perfetta tra tecnologia, performance, estetica e design, che spingerà gli utenti sempre più verso la visione del Metaverse. Quindi gioco, creatività, esperienze VR senza limiti e senza barriere tecnologiche. Per parlarne abbiamo qui Matteo, esperto di MSI. Ciao Matteo. Ciao Jessica e ciao a tutti. Che torna qui con noi dopo un anno dall'ultimo evento. Esatto. Adesso vi racconteremo tutto. Matteo, tra l'altro, il tuo ruolo è quello di appunto esperto MSI, che risponde alle domande sui canali MSI, esatto, agli utenti, e che testa anche poi i prodotti streaming, no? Esatto. Sia esatto, parte gaming, con video, tutorial ad hoc. Sì, e, sì, sì, proprio e perfettamente per gli utenti. Perfetto. Con Matteo ovviamente parleremo dei nuovi prodotti, quindi dei modelli in arrivo in Italia, e di tutte le caratteristiche della nuova lineup. Ma abbiamo anche altri ospiti con cui ci alterneremo per parlare di varie tematiche. Io direi iniziamo subito. Prima domanda per te, Matteo, ovviamente. Qual è la visione di MSI per il futuro? Grazie Jessica. La visione per MSI è una visione tra virgolette portabile, perché adesso, al giorno d'oggi, avere un portatile che permette comunque di affrontare tutte le nostre situazioni quotidiane, tutte le nostre attività, è già più che sufficiente. Adesso infatti abbiamo presentato veramente tante nuove tecnologie, la prima tra cui abbiamo presentato appunto le nuove architetture di 12ª generazione. Questa nuova architettura permette appunto di rivoluzionare ancora di più quello che è le generazioni Intel, perché noi adesso andremo non ad avere più una singola generazione di core, okay, ma avremo due distinti core. La prima saranno i core definiti P-core, saranno i core appunto destinati alle prestazioni elevate. Okay. Poi invece avremo anche gli E-core, che verranno destinati dove non è necessario avere così tante prestazioni, ma potremo usarlo ad esempio quando siamo in mobilità, okay, quando non siamo connessi all'alimentazione o altro. Se dobbiamo avere più autonomia, noi potremo appunto fare affidamento a questi nuovi E-core per aumentare non solo le prestazioni, ma comunque aumentare l'autonomia. E ricordo che ad esempio gli i7 o i i9 di 12ª generazione arriveranno ad avere 14 core, che è una cosa comunque rivoluzionaria in campo notebook Intel. Veramente una cosa. Quindi diciamo assurda, che Intel si è ripreso un attimino la corona dal, sì, punto di vista anche di performance, sì, se così, sì, possiamo, sì, dire. Sì. Ma abbiamo alcune domande e alcuni spunti di riflessione che vogliono farci due dei giornalisti più noti comunque all'interno del mondo tech, più autorevoli, ecco. E il primo è Paolo Corsini. Sentiamo. I notebook gaming sono sempre più sottili e compatti. Come fa MSI a garantire queste dimensioni così ridotte, pur con CPU e GPU che diventano sempre più potenti ogni nuova generazione che viene presentata sul mercato? Una bella domanda. Una bellissima domanda. Ciao Paolo, grazie per la domanda. E allora, diciamo che MSI mette in campo tante sfaccettature a livello di tecnologie per migliorare lo spessore, mm-hmm, e appunto ottimizzare quello che sono i consumi e anche le temperature. Io partirei appunto dicendo, ad esempio, il sistema di dissipazione è uno degli aspetti fondamentali nella gestione e nelle, okay, dimensioni del portatile, perché un ottimo sistema di dissipazione permette appunto di ridurre le temperature e anche le dimensioni stesse, chiaro, perché appunto è necessario avere meno spazio. Ad esempio qua abbiamo il Cooler Boost 5 con un ottimo sistema di dissipazione che è introdotto sulla stragrande maggioranza dei portatili. Ma Matteo, a proposito di questa nuova tecnologia, ti interrompo un attimo, voglio mostrarvi subito i nuovi modelli della lineup MSI, leggeri e ultra compatti, proprio con sistema di raffreddamento Cooler Boost 5. Scopriamo quindi GS Stealth e Stealth 15M. MSI inaugura la lineup 2022 con la nuova serie ultracompatta Stealth GS, vincitrice dei recenti CES Innovation Awards. Dotata di una nuova cerniera centrale per l'apertura, ha una costruzione molto più robusta della precedente generazione e monta processore Intel Core di 12ª generazione fino a Core i9 e grafica Nvidia GeForce RTX fino a 3080 Ti, abbinate a una batteria a lunga durata da 99,9 Wh. Strizza l'occhio all'utilizzo professionale, con un interruttore manuale per disattivare la webcam e salvaguardare la privacy, e con performance e portabilità ideali per lavorare, studiare e giocare. E se si parla di portabilità, upgrade in arrivo anche per Stealth 15M, che potrà vantare una nuova scocca leggera e processori Core i7 con 4 core performance e 8 core efficiency, per un totale di 12 core e 16 thread, uniti a una RTX 3060. Un bilanciamento perfetto. La versatilità di poter utilizzare un notebook all'università, al lavoro e poi tornare a casa e videogiocare la sera, secondo me è un punto di forza incredibile. Sì. Ma adesso
parliamo di una sezione dedicata ai videogiocatori più esigenti. E sicuramente qui abbiamo un videogiocatore molto esigente, quindi diamo il benvenuto a Nicolò Mirra. Ciao Jessica, ciao, ciao ragazzi. Nico. Beh, io sì, sono un giocatore molto esigente, infatti io per dire ho un portatile MSI bello prestante, mm-hmm. però se volessi aggiornarlo e passare a uno di quelli della nuova linea, quali sono i più prestanti? Ottima domanda, ciao Nicola, prima ciao. Di tutto. E ci sono, io consiglierei sempre due configurazioni, due serie. La prima serie è la serie GE76, che sono dei portatili che veramente non hanno confini, permettono di sprigionare le piene potenzialità certo. del nostro portatile. Ad esempio, un GE76 che ha un RTX 3080 Ti permette di sprigionare, ad esempio, 220 watt complessivi di potenza, cosa che fino a qualche anno fa era impossibile in campo notebook. C'è anche la serie GP che permette appunto di avere sempre delle prestazioni molto elevate, magari ad un prezzo leggermente più basso. È sempre un portatile che arriverà ad esempio con un RTX 3080 o anche 3070 Ti, quindi sempre dei portatili destinati a una fascia ben precisa, a chi vuole le massime prestazioni. Beh, è anche un'opportunità, come diceva prima Jessica, di essere versatili e poterlo utilizzare in qualunque situazione, esatto, che ovvio. È il motivo per cui ho preso un portatile, tra l'altro sempre della serie GE, esatto. perché anche io ho un portatile di quella serie ed è molto comodo, per esempio per me, che sono un giocatore, uno streamer, tantissime altre esatto. robe, di poter sfruttare le prestazioni in qualunque posto mi trovo esatto, in giro. 360 gradi, esatto. Quindi diverse configurazioni anche per quanto riguarda i display. Esattamente. Praticamente. E a questo proposito Paolo Corsini ci ha fatto un'altra domanda. Sentiamola. La qualità di un monitor è sempre un elemento molto importante all'interno della scelta di un notebook. Come fa MSI a garantire un livello qualitativo elevato nei propri prodotti destinati ai videogiocatori? Questa è un'ottima domanda, è veramente un'ottima domanda, perché adesso con la dodicesima generazione in arrivo noi avremo comunque una lineup che sarà proprio creata specificatamente non solo per il gamer, okay. ma anche per l'utilizzo content e l'utilizzo comunque lavorativo. Noi potremmo avere ad esempio un GE che avrà un display Full HD a 360 Hz per i gamer competitivi. Potremmo avere una variante, come possiamo dire, ibrida, che sarà un display QHD che arriverà a 240 Hz. Quindi chi vuole avere un ambiente gaming lo potrà okay, avere, sì. Se vuole avere invece un ambiente rendering lo potrà avere comunque. E invece chi vuole avere la massima qualità a display potrà avere un display UHD, quindi un 4K, che arriverà anche a 120 Hz, quindi comunque ci sia un ecosistema proprio da poter gestire, uno potrà scegliere esattamente la propria configurazione e basarsi su quella. Quindi opzioni diverse per utenti diversi, ma sempre comunque alla ricerca della massima performance, perché qui siamo veramente al top della gamma MSI per videogiocatori e non. Quindi vediamo nel dettaglio Rider GE e Vector GP. La serie GE di MSI non passa di certo inosservata, con illuminazione panoramica Aurora e tastiera SteelSeries RGB, ma la sua rivoluzione è all'interno. Insieme al top dei processori Intel di dodicesima generazione, infatti, troviamo la tecnologia MSI Overboost, capace di spingere CPU e GPU Nvidia GeForce RTX 3080 Ti fino a 220 W, un record per una piattaforma notebook. Ma anche la nuova serie Vector GP spinge sull'acceleratore delle performance e raggiunge con MSI Overboost ben 210 W, sempre con CPU Intel Core i9 e GPU RTX 3080, oltre a tutte le altre tecnologie da top di gamma MSI, come raffreddamento Cooler Boost 5, SSD PCI Express Gen 4, porte di connessione distribuite su tre lati e supporto al Wi-Fi 6E. Quindi davvero zero compromessi. Ma la linea MSI Gaming è aperta anche a quel tipo di giocatore che magari vuole un notebook un pochino più accessibile. Eh sì, perché poi l'accessibilità, la fruibilità, tutto questo discorso di dare più possibilità a 360 gradi in qualunque situazione, per qualunque necessità, mm-hmm. permette ai giocatori eSports di iniziare in Chiaro. Maniera molto facile e diretta, perché comunque hai un pacchetto completo e vari comunque su prezzi molto accessibili che ti permettono di approcciarti al mondo competitivo. Infatti per esempio hanno lanciato il notebook con la collaborazione con Rainbow Six Extractions che è appena uscito, che è un gioco cooperativo, però generalmente tutto il legame col videogioco multiplayer, tattico, competitivo, permette comunque, grazie a questi portatili, di approcciarsi in maniera semplice, perché comunque la richiesta media di un giocatore competitivo è quella di avere un portatile che non necessariamente sia performante a livelli esagerati, quanto più
che abbia magari un refresh rate del monitor importante che ti permetta comunque di vedere perfettamente il gameplay, così come il frame rate, che è molto importante perché comunque l'obiettivo è avere il maggior numero di frame visibili in maniera semplice senza perdita di lag o perdita di frame. Esatto. Perché quella è la parte più importante per un giocatore, perché devi avere la risposta molto velocemente. Chiaro. Esattamente. Diciamo che questi portatili appunto permettono di garantire sempre le piene prestazioni, perché come hai detto te benissimo, avere un frame rate elevato permette di ridurre le latenze, permette comunque di aumentare, si dice responsiveness, permette di aumentare comunque la rapidità di movimento. E infatti noi abbiamo introdotto non solo questo modello, infatti come dicevi te il Crosshair Rainbow Six Edition, ma abbiamo introdotto anche altri modelli, quindi è pratica MSI fare queste edizioni speciali. Abbiamo introdotto, vi ricordate, il Dragon Shield Edition, il Valhalla, esattamente, brava. Ci sono tanti modelli che permettono ad un prezzo molto accessibile di avere veramente le piene prestazioni. Ad esempio avremo il Crosshair con un display QHD, quindi con un 2K, che potremo arrivare anche a un 144 Hz. Ci sarà la versione Full HD, la versione QHD, e invece per chi dovesse optare per un Katana potremo ad esempio avere un portatile sempre molto accessibile che arriverà ad avere un RTX 3060 o anche una RTX 3070. Questa non si è mai visto in campo comunque entry level, una cosa veramente bomba. E ribadisco, i 7 di 12ª generazione, che non è poco. No, non è poco. Esatto, per niente. Esattamente. Matteo, ma l'effettiva disponibilità su suolo italiano di questi modelli, più o meno, tra quanto arriva? Allora, ci sarà qualche modello che arriverà prima, qualche modello che arriverà dopo, ma già verso marzo la situazione dovrebbe comunque essere complessivamente buona. Magari qualche, come ho già detto, qualche modello arriverà un pochino dopo, però comunque la da copertura lì in poi, insomma, dovrebbe essere abbastanza più buona. E quindi poi generalmente dovrebbe riuscire a coprire un po' con tutti i modelli, pian esatto, pianino, lo pian piano. La domanda, sì, sì. Benissimo, quindi noi attendiamo con ansia. Esatto. Sì, siamo molto molto in hype. Benissimo. Nico, io ti saluto, ci vediamo per fare una partitina online. Sì, poi ci organizziamo. Guardalo come lo dici. Mi tocca. Allora. Va bene, grazie Nico, alla prossima. Grazie a voi. Ma adesso guardiamoci un recap di quelle che sono le caratteristiche delle serie Crosshair, Pulse e Katana. Vediamo. Nel Gameverse di MSI, prestazioni al top per gli amanti dei first person shooter, in particolare del prossimo Rainbow Six Extraction, a cui MSI ha dedicato il nuovo Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition. Riprende i colori e il design del gioco con uno schermo Quad HD da 165 Hz RTX 3060. Ritornano anche le serie realizzate in collaborazione con importanti artisti digitali come Martin Verhoeven, che ha disegnato Pulse GL con estetica futuristica e caratteristiche da ibrido completo, come la tastiera gaming con pad numerico e il sistema di raffreddamento migliorato per dissipare qualsiasi carico di lavoro. Mentre l'illustratore giapponese Nagano Tsuyoshi ha forgiato la scocca della linea Katana GF, che ospita al suo interno diverse versioni di GPU Nvidia GeForce fino alla RTX 3070. A ogni giocatore la sua arma. Oh, io direi che la sfida è aperta. Abbiamo avuto in studio Nicolò, ma adesso è il momento di un altro gamer, youtuber e content creator. Quindi diamo il benvenuto ad Hammer H Dragon. Ciao ragazzi. Ciao Hammer. Allora, dato che tu sei un content creator, parlaci un pochino di quello cosa fa, insomma, di quello che fai, della tua esperienza. Sì, sostanzialmente io nasco sulla piattaforma YouTube come creator 7 anni fa. Ho cominciato a guardare i video sulla scena di YouTube Italia, quindi ho visto che il settore del gaming in particolare stava crescendo tanto, certo. Tant'è che ho iniziato a pensare, ok, proviamo a vedere cosa succede se comincio a farmi vedere, a far vedere cosa sono capace a fare. Beh, no? Ho fatto 700.000 iscritti, esatto, quindi qualcosa esatto. È andato bene. Ha funzionato e anno dopo anno, visto che il gaming ancora continuava, e da lì ho voluto continuare a manetta. Sia bravo in realtà sul settore gaming, ma anche quello tecnologico, che è un'altra mia passione. E ad oggi sì, conto quasi 700.000 iscritti e questa è un po' la mia storiella in brevissimo. Beh, quindi direi che siamo perfettamente a tema content creator, benissimo. E a questo proposito abbiamo un'altra domanda, questa volta da un altro giornalista, che tra l'altro tu, Matteo, conosci. Sì. Ed è Davide Fasola di HD Blog. Sentiamo.
siete da sempre conosciuti come un'azienda, diciamo, con un grosso focus sulla parte gaming, ma negli ultimi anni abbiamo visto svilupparsi in maniera abbastanza evidente alcune altre categorie di prodotto, come quelle per i creator e quelle dedicate ai professionisti. Ecco, quante delle vostre tecnologie utilizzate nei prodotti gaming vengono poi riadattate per questi prodotti e quante invece vengono studiate da zero? Ciao Davide, questa è un'ottima domanda. Allora, parte delle nostre tecnologie, quelle che funzionano soprattutto benissimo, vengono riutilizzate anche in campo content e in campo business, quali ad esempio noi abbiamo comunque la nostra scocca, che in gran parte viene riutilizzata perché comunque è affidabile, risulta sempre resistente e duratura, certo, nel tempo. Ci sono altre soluzioni, come può essere il sistema di dissipazione, che invece è stato reinterpretato e ricreato da zero proprio per esprimere al meglio i portatili, appunto, content apposta e business. Apposta proprio specifico, esattamente, per quello. Esattamente. Tipo abbiamo creato sullo Z16, il creator Z16, un sistema di dissipazione denominato Vapor Chamber, ovvero una camera di vapore che permette di esprimere al meglio le prestazioni dissipando ancora più energia. Mentre sul Summit abbiamo ad esempio un altro sistema di dissipazione, anche in questo caso creato ad hoc per questo modello, che è il Dynamic Cooler Boost. Solitamente il sistema di dissipazione ha due ventole agli estremi e le hot pipe che convergono dalla parte centrale verso la parte esterna. In questo caso invece è diverso, è proprio anzi al contrario, e abbiamo due ventole nella sezione centrale e le hot pipe invece che convergono dalla parte esterna verso la parte interna. Ci sono proprio delle soluzioni studiate ad hoc per migliorare, appunto, sì, certo, la dissipazione. Immagino. Ci sono anche altre, abbiamo ad esempio creato il Summit E13 ed E16, che sono dei convertibili, quindi delle all-in-one che permettono di reclinare o altro, ad avere comunque una soluzione accessibile, o anche le varianti touchscreen. Quindi tutte queste soluzioni sono state ricreate da zero e permettono, appunto, di stabilire un nuovo standard in campo content e business. Guarda, vi dico, in realtà hai menzionato il fatto che lo schermo è touch. Ok. Mi viene in mente che avere un portatile da gaming, e non solo, ma soprattutto quindi anche video editing, cosa che faccio tutti i giorni praticamente, certo, avere anche uno schermo touch sulla quale magari spostarsi su un frame e l'altro col ditino può essere una gran cosa. Può essere già una gran cosa, esatto. È una grande cosa anche per quando sei ovviamente fuori casa. Che e questa cosa, diciamo, che rende un po' il pacchetto completo, parlo personalmente, da content creator che ama giocare, ok, non togliettemi il gaming, e editare gli stessi contenuti che io stesso vado a creare. Farlo fuori casa è il top. È vero, effettivamente. Sì. Questi modelli arriveranno con RTX 3060, esatto, e 3070, quindi non stiamo solo parlando di bruscoline. Un'altra caratteristica che differenzia l'utente gaming da quello content creator è la possibilità, l'importanza di avere un sistema che sia comunque performante anche lontano dalla presa, quindi comunque in viaggio, insomma, la durabilità della batteria. E a questo proposito, Davide ha un'altra domanda da farci. MSI pone da sempre molta attenzione, oltre che all'hardware ovviamente, anche all'aspetto software dei propri notebook, e proprio per questo i suoi dispositivi sono dotati di alcune applicazioni come Dragon Center e Creator Center. Ecco, quanto è importante oggigiorno un software ben ottimizzato che sia in grado di far girare al meglio l'hardware all'interno del notebook, e soprattutto quanto sono cresciute nel corso degli anni le risorse necessarie proprio allo sviluppo di questi software? Il software è un'ottima domanda. Il software è importantissimo non solo in ambiente content, ma anche in ambiente gaming. Un software permette comunque di gestire al meglio un portatile, permette di far gestire al meglio un portatile. Possiamo ad esempio andare a ottimizzare quello che è il profilo energetico completo del portatile, possiamo scegliere un profilo a prestazioni elevate, un profilo bilanciato o anche un profilo orientato alla batteria. Ci sono tantissime altre soluzioni che permettono comunque di modificare e di modulare quello che è il nostro portatile. Possiamo ad esempio limitare la batteria così da aumentare comunque l'utilizzo medio della vita della batteria, perché sapete, più viene ricaricata la batteria e più questa viene degradata nel corso del tempo. Applicare una limitazione permette comunque di avere sempre un sistema efficiente. Ci sono tantissime altre varie suite che migliorano
il sistema. Possiamo ad esempio scaricare nuovi driver direttamente dall'MSI Center o dall'MSI Center Pro, che la prima variante è destinata ai modelli gaming, mentre la seconda variante andrà sui content creation o sui business e productivity. Ci sono tante altre caratteristiche, ci sono altre tante features che vi invito a provare, perché comunque è un software molto completo che è stato anche slimmato, non solo per quanto riguarda lo spazio su disco, ma anche la RAM che viene occupata attivamente. Benissimo ragazzi, io vi ringrazio, ringrazio Amer che è stato con noi, ha fatto il suo intervento. Grazie mille a voi per l'invito. Perfetto. Grazie. E ti auguro di raggiungere 1 milione di iscritti. Quest'anno è l'anno. È l'obiettivo. È l'anno giusto. Esatto. Matteo, invece, prima di ringraziare te, volevo ricordare a tutti gli utenti che c'è la possibilità attraverso il forum sul sito di MSI, giusto? Sì, è giustissimo. Perfetto. Con l'assistenza e supporto per qualsiasi tipo di domanda, curiosità, dubbio, perplessità, e ho fatto anche la rima. Esatto, anche disponibilità. Sì, tu sei pronto per, insomma, aiutare. Potranno sempre contattarmi sul forum, appunto, su Facebook o anche Instagram. Ok, anche sui social. Ogni piattaforma è ben accetta. Perfetto. Grazie mille Matteo, come sempre super esaustivo. Ragazzi, io vi ringrazio ancora. E adesso diamo appuntamento a tutti i fan di MSI e non solo, febbraio-marzo, più marzo, per la nuova linea di prodotti, ovviamente, MSI. Grazie per averci seguito. Since the beginning of the universe, humanity has brought its attention to the mysterious relation between time and space, both eternal yet ever-changing. This relationship can be understood with the help of art and science. Combining aesthetics and technology to make the highest performance products has always been MSI's mission and core value. As a leading premium laptop brand, MSI's gaming and creator series laptops have continuously evolved into new levels of extreme performance. Moreover, MSI also infuses different domains, including art, science, and music, to create a strong immersive atmosphere, which expresses and even stimulates our understanding of the universe, leading us into a new era of metaverse. MSI gaming products' naming and key visual design sparks our imagination of the infinite possibilities of future technology and the metaverse, forming MSI Gameverse. Vector GP, named after the basis of scientific starting points, represents humanity's familiarity with first, second, and third dimensions, and even exploration of the unknown dimensions. With Raider GE and its performance, it evolves into a powerful interstellar spacecraft that traverses the entirety of the universe. And finally, to the Titan GT, which dominates the universe. MSI's laptops are the keys leading to the Gameverse, not only providing the best performing products for gamers to exceed their limit, but also providing the most efficient products for digital content creation. Our experience with VR technology intersects with our 2D and 3D creativity designers, leading to a powerful clash of ideas in the hopes of building a bridge to connect our people with the outside universe. No matter if you are content creators, VR users, or creating your own metaverse, you will enjoy the high performance, low latency experience. Maybe one day we can reach out and observe the evolutionary relationship between humanity and the universe. This is MSI's romantic view of the metaverse. MSI Gameverse.